Tocca la 21ª edizione La Via Crucis di Santa Firmina, organizzata dall'Associazione Don Franco. La rievocazione della passione e morte di Gesù parte nelle zone adiacenti il centro storico della frazione e culmina con la processione verso la sommità della collina di Cagialla, accompagnata dalla lettura di brani sacri dove a metà strada fa la sua comparsa anche Giuda impiccato. La sua realizzazione vede coinvolta l'intera popolazione del paese e impegna 140 figuranti in costumi d'epoca. In località Sassaia di Rigutino, nel suggestivo scenario adiacente alla Pieve, per iniziativa del Comitato Via Crucis Rigutino, da 13 anni si svolge un evento articolato nell'ultima cena, nel processo di Caifa, nella condanna di Pilato, recitare nella piazzale della chiesa che culmina nei 500 metri verso la collina dove viene rappresentata la crocifissione. Sono coinvolte circa 80 comparse che almeno un mese prima si impegnano 2 giorni alla settimana per la realizzazione delle prove, dei costumi, degli impianti e delle strutture di scena. A San Zeno il ricordo della passione si rinnova invece da 33 anni grazie all'intuizione di Don Fortunato Bardelli. La Via Crucis è organizzata dalla parrocchia di San Leonardo. Dal piazzale della chiesa i 70 figuranti e il pubblico muovono verso la collina soprastante dove sono posizionate le croci. Nel corso dei mesi la manifestazione viene tenuta viva da varie iniziative associative che sono anche occasione di raccolta fondi. Da ricordare anche la processione del venerdì a Castiglion Fiorentino, una processione lenta e suggestiva che vive il suo momento più emozionante nel percorso a luci parzialmente spente di alcune vie del centro storico, rischiarate dalle luci, delle torce, degli incappucciati.